E in questa prima ricchissima puntata della nuova stagione della regola della sostenibilità, veramente ricca di tante anche voci autorevoli, di ospiti illustri, possiamo dire così, ho il piacere e l'onore di condividere anche ancora uno spazio in compagnia di una esperta di turismo. Lei è la dottoressa Elisabetta Del Soldato, coordinatrice del Comitato Scientifico di SIMTUR STTC, poi magari ce lo declinerà lei stessa. Intanto non indugio oltre per darle il benvenuto su Padre Pio TV alla regola della sostenibilità. Buongiorno dottoressa, ben trovata. Buongiorno a voi e grazie per questo invito su tematiche che mi stanno molto al cuore, quindi grazie. Grazie a te per la disponibilità. Nell'intervento precedente abbiamo avuto, come dire, la possibilità di toccare con mano ancora una volta quanto la situazione ambientale sia particolarmente delicata e di come anche le nostre piccole azioni non siano in realtà così piccole, ma siano importanti anche perché vengono ripetute quotidianamente su scala planetaria da 8 miliardi di persone, per cui il nostro modo di comportarci non è un fattore secondario rispetto agli impegni degli enti, delle istituzioni, dei governi. E tra queste, tra le nostre azioni c'è senza dubbio anche le nostre esigenze legate al movimento, movimento che facciamo quotidianamente per andare al lavoro, ma anche quando ci spostiamo per andare in viaggio. L'estate 2024 si sta concludendo, ma il turismo ormai è un fenomeno trasversale e che va oltre la stagione estiva. Come possiamo fare, dottoressa Del Soldato, per viverlo al meglio? Adesso, ecco, oggi getteremo anche un po' una luce su quello che vogliamo fare insieme, sul percorso che vogliamo fare insieme, perché alla regola della sostenibilità con la dottoressa Elisabetta Del Soldato vogliamo provare a capire e a vivere la sostenibilità in giro per l'Italia. Lo faremo, ecco, una tappa alla volta. Ecco, in premessa però, ritorno alla domanda che le facevo: come possiamo fare per essere più sostenibili anche quando siamo in vacanza, dottoressa? Allora, grazie Tony, perché si parte proprio da quello che io penso sia alla base della regola della sostenibilità, ovvero assumerci proprio in primis come in qualità di turisti, di viaggiatori, diciamo un po' quasi l'obbligo, no? Di un cambio di paradigma e quindi proprio andare noi essere più responsabili quando viaggiamo. Come possiamo farlo? Possiamo farlo con tantissime, diciamo, attenzioni. Innanzitutto scegliendo anche le nostre destinazioni quando viaggiamo, quindi possiamo scegliere per esempio anche, soprattutto dove sappiamo che essere luoghi dove c'è tanta pressione turistica, per esempio possiamo andare a visitare questi luoghi nella bassa stagione, no? Quindi andare a individuare quei momenti in cui la pressione turistica non è così forte. Se per altri motivi, per esempio, non riusciamo, no? Se le nostre vacanze sono obbligate nel mese di agosto, come purtroppo ancora spesso succede in Italia, ecco, si possono scegliere, per esempio, degli orari che non siano i classici orari, le 10 del mattino piuttosto che mezzogiorno, ma magari andiamo a visitare determinate destinazioni fuori orario, no? Che può essere la sera piuttosto che se non addirittura la notte. E, come dicevi, Tony, noi ci siamo confrontati sul percorso, no? Che durante questi nostri minuti insieme possiamo andare a sviluppare proprio per andare a parlare di un turismo sostenibile che abbiamo detto implica proprio una responsabilità in primis per noi viaggiatori, no? Poi sicuramente ci sono le istituzioni che dovranno fare diciamo il loro dovere, mettere anche in alcuni casi purtroppo mettere anche delle
delle regole, però sicuramente anche noi con le nostre scelte, come sta già accadendo, perché anche noi italiani stiamo sempre più diventando attenti e responsabili nei confronti del turismo. Però Qua la strada. hai centrato un punto importante, perché secondo me tante volte, molti di noi sono ancora turisti improvvisati molte volte, e quando non siamo consapevoli e preparati ovviamente facciamo più danni, per dirla così simpaticamente. SimTour, che è l'associazione di professionisti della mobilità e del turismo sostenibile, da cui poi è nato il comitato scientifico STCC, ecco, si occupa proprio di questo. Lo trovo un impegno davvero lodevole, perché ecco, parlare di sostenibilità, lo dicevamo anche precedentemente, è un tema trasversale che si applica un po' a tutti gli ambiti della vita umana, e che noi possiamo rendere qualcosa di concreto con piccole azioni, anche con le piccole azioni. Sarà bello, tra l'altro, lo anticipavamo prima, perché con il tuo contributo e il contributo dei tuoi cari colleghi faremo, ecco, prenderemo, come si suol dire, due piccioni con una fava, perché andremo a conoscere posti nuovi, magari per chi non li conosce, incantevoli, che hanno fatto anche della sostenibilità un valore aggiunto per le loro destinazioni. Sì, assolutamente. L'idea è proprio quella di parlare di sostenibilità e andare a vedere come alcuni luoghi, in realtà, alcune destinazioni abbiano fatto proprio delle scelte proprio come comunità, e magari applicando anche delle regole semplici, no? Quindi anziché accettare magari prenotazioni per una sola notte, alcune comunità hanno deciso di avere quello che noi in gergo chiamiamo il minimum stay, quindi il soggiorno minimo, a 3 notti, no? Quindi proprio per dare la possibilità anche a dei piccoli borghi una gestione, diciamo, più proprio sostenibile, più ecologica per le loro destinazioni. E questo lo faremo un po' andando in diverse parti diciamo, dell'Italia, ma non solo. Per esempio a Pisa c'è un progetto che si chiama Arte in Hotel, dove vede diciamo, il coinvolgimento proprio dei giovani artisti, e quindi qui in questo caso qua si parla di economia sociale, sostenibilità sociale, perdonatemi, e quindi dare la possibilità a dei giovani artisti di farsi conoscere anche all'estero, no? Perché negli alberghi i viaggiatori spesso arrivano un po' da tutto il mondo, e quindi la possibilità di dare a dei giovani artisti una visibilità maggiore, no? E quindi allo stesso tempo però anche continuare ad educare al bello. Noi in Italia abbiamo dei luoghi fantastici che fanno sì che siamo tra i primi, una delle prime destinazioni al mondo, no? Però io spesso penso che non dobbiamo soltanto fermarci a quello che ci hanno lasciato, che abbiamo ereditato, no? Da chi è arrivato prima di noi, ma piuttosto che dobbiamo continuare a parlare di quello che sono le nostre peculiarità, le nostre caratteristiche, la nostra creatività. In Italia abbiamo tanta creatività. Abbiamo tanto da raccontare, ce lo dicevamo anche prima di andare in onda, per cui sicuramente non ci mancheranno gli argomenti, non ci mancheranno le destinazioni, e sarà bello scoprire posti nuovi e un nuovo modo di approcciarci anche al turismo. In questo viaggio sostenibile in giro per l'Italia che faremo grazie a te e ai colleghi di SimTour e del Comitato Scientifico STCC, parleremo, lo hai anticipato, non solo di destinazioni sostenibili, ma anche di arte e cultura che si lega con il turismo. Parleremo anche di dieta mediterranea. Per il momento
ci fermiamo qua. Speriamo di aver suscitato il giusto interesse nei nostri cari amici telespettatori. Per cui, Elisabetta, solo per ora ti ringrazio e ti saluto, ma ci mettiamo subito al lavoro per arricchire appunto il nostro programma e per tornare a parlare di questi argomenti belli e importanti al più presto alla regola della sostenibilità. Grazie a voi, non vedo l'ora di condividere queste storie, queste buone pratiche che spero siano davvero un po' di ispirazione per tutti noi, perché poi siamo tutti viaggiatori, giusto Tony? Esatto, esatto. Allora, prepariamo le valigie, dottoressa, intanto ci fermiamo qui, grazie ancora per essere stata con noi, io restituisco la linea alla regia e auguro a tutti quanti voi buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.